Riprendiamo la nostra telecronaca con i ragazzi di Lentate sul punteggio di 42, i ragazzi dell'Allianz Bank Rovello sul punteggio di 35 punti. Rientriamo con Borghi, Sugar del Pero, Barbisan, Corno e Davidino Terragno. I ragazzi di Lentate rientrano con Aresi, numero 5, con il numero 9, Novati, con numero 12 Novati, con numero 11 dimenticato un po' in panchina Marco Arnaboldi, e con Crisci che strappa molto bene il pallone dalle mani di Borghi. Ed ora corriamo, diamo sotto per Barbisan che finta, fallo, schiaffone non fischiato, Barbisan poteva tirare anche. Aresi si scontra contro un palo di nome Borghi che era fermo in area e quindi butta il pallone nei materassi. Sugar per Davide, fuori per Corno che cerca di liberarsi. Davide Terragno, pick and roll, pick and pop in questo caso per Barbisan che la mette molto bene. Ora attaccano i ragazzi di Lentate con Novati, con il numero 12, la dà a Crisci, Crisci per altro Novati, cerca di addomesticare il pallone, arresto e tiro, una mossa molto fluida di un ottimo giocatore che mi dicono abbiano militato anche in Serie B. Sugar del Pero, sportellate con il numero 9 in penetrazione. Sono due tiri liberi per Sugar, due tiri liberi giustamente. 4-4-3-8, primo libero di Gabriele, sputato dal ferro, secondo libero allora Gabri, non prende bene le misure però riconquista il rimbalzo con Giorgione per Davide, fuori per Corno che addomestica finalmente il pallone e ne mette tre e si va sul 41-44, due minuti già passati in questo terzo quarto. Blocco, esce Aresi dal doppio blocco dei centri e poi fallo in attacco del numero 11 Arnaboldi, fallo in attacco, blocco irregolare, rimessa dal fondo per i nostri, un blocco in movimento quindi irregolare del Pero contro sempre Aresi. Davidino Terragno che riceve, riconsegna ancora, gioca fuori, scarico sotto, ancora con un passaggio intercettato con un piede da parte dei lentatesi e quindi abbiamo 14 secondi da giocare. Giochiamo dal fondo con Barbisan, blocheremo per Borghi che non riesce a uscire dal pallone, Barbisan è un po' fuori dai soliti canoni, Borghi si arrabbia un pochino, dai Giorgio, Borghi che ne ha tanta legna da fare questa sera contro Crisci. Fallo di Sugar del Pero sulla partenza molto veloce del numero 12, primo fallo di Del Pero, primo di squadra. 4-4-4-1, riceve e chiama lo schema numero 1, il playmaker, una fa ancora in panchina il nostro calo, blocco, pick and roll, scarica ancora poi per Aresi con due secondi da giocare, esce dai blocchi e riceve poi sotto e in avvitamento, non riesce ad addomesticare il pallone Arnaboldi, Davidino riconquista il pallone, si appoggia, va in uno contro uno,
va a cercare il fallo del numero 12 e lo ottiene appoggiandosi due o tre volte. Andiamo in diretta con 15 secondi da giocare, vogliamo giocare una diretta, sarà una bomba per fuori a prendere il pallone Sugar, va in mezzo all'area, la scarica fuori per Barbisan che ci prova ancora da tre, accarezza poi il ferro, ah peccato, è andato molto bene attaccando il ferro, non l'ha appoggiata al tabellone ma è andato diretto sul ferro. E poi super contropiede, super terzo tempo del numero 9 che va troppo veloce, poi altra intercettazione di piede del nostro Crisci, 4-4-4-1, un minuto senza segnare, Barbisan si è leggermente addormentato, metterei, ecco Corno che va in un fantastico ciappe tira e la mette, tanta mano per il nostro Ale Corno che ha scelto, come ci diceva, di giocare con noi. Allora, amministra il pallone lentate con il numero 12, gira bene sul perimetro, raddoppiamo il playmaker che ci sta facendo impazzire, raccolgono un pallone dalla spazzatura, quasi la tabella gli regala un tre punti e poi invece Davide per ancora Ale Corno, troppo precipitoso questa volta al tiro, avrei fatto un giro per essere più libero e meno sotto pressione sul tiro. Crisci contro Giorgio Borghi, una mattonata contro il vetro, Davidino velocissimo, va in cambio mano, buttiamo un pallone ancora nelle ortiche, 4-3-4-4, ancora 5-50 da giocare in questo terzo quarto. Aresi, doppio taglio di sopra, poi gioca fuori per Crisci, è sempre in alto, gioca pick and roll, cerca la palla per andare in uno contro uno contro Giorgio Borghi, sportellate e passi di partenza, si è mosso prima di buttare il pallone per terra e quindi sono passi di partenza, buona la difesa di Giorgio Borghi che dà, a cui mancano 10 centimetri e un po' di braccia per contrastare Crisci, ma ce lo sta curando molto bene in mancanza dei nostri due lunghi titolari. Ecco Giorgio che ora ci regala un arresto e tiro, una speranza di bomba che non va, bravo Giorgio, va bene lo stesso, il tiro era preparato bene, riprende lentate allora ancora con Novati, esce dai blocchi, gira su due blocchi, numero 12, va in penetrazione, in un finger roll, sotto mano, e realizza il punto del 46-43. Riceve Sugar, ancora Davide, Davide va a cercare il fallo e poi nella sua classica arresto e tiro, giochiamo blu ora. Lo chiamo blu e loro si adattano subito con uno schema 4, c'è sotto Crisci, vuoto, libero, scarico fuori per una bomba, molto bella, interpretano molto bene e ci hanno letto molto bene la difesa e ci puniscono da una bomba da tre i ragazzi di Mister Borghi. Ancora Davide che va in un altro arresto e tiro e ce la mette anche lui. Stiamo riscaldando le manine in questo caso, giochiamo ancora blu, cerchiamo di stare un pochino più alti, c'è Crisci sempre da solo sotto, giochiamo con 5 Barbisan, usciamo bene, taglio di Aresi fuori per ancora il numero 13 che riceve, va in passo, doppio passo, gancio appoggiato bene al tabellone ma non con la giusta precisione, quindi viene sputato fuori e poi fallo del numero 9 sulla penetrazione di Sugar Del Pero, cambio per i ragazzi di Lentate, entra Munafò, era in penetrazione Sugar, quindi saranno ancora due tiri liberi per
Gabriele Del Piero, rientra Munafò, ottimo il playmaker con il numero 9 che è andato a sedersi in panchina, buono il primo di Sugar. Ed è buono anche il secondo. Passati Canturini per Sugar Del Piero, dove ha passato tutte le sue giovanili. Giochiamo blu, lasciamo da solo Munafò. Esce ora Corno a cercare di contrastare. Sotto, servito molto bene. Crisci che recupera un pallone dalla spazzatura, veramente. E lo mette dentro. L'esperienza. Chiamo Transit, invece noi chiamiamo Transit, come dice Sugar. Sugar fuori per Davide. LOL, scusate, Giorgio. Ancora fallo del numero 11, non fischiato. E contropiede poi di Munafò, che viene fermato giustamente da Ale Corno per evitare i due punti. Giochiamo ancora uomo, allora cambiamo la difesa, non più blu ma uomo. Riceve Munafò, franco bollato da Davidino, doppio blocco sopra per Munafò, che sa di sbagliare. Barbisan fa correre Davide Terraneo. Barbisan, stoppone con fallo dubbio secondo me da parte di Crisci, che con una zampata aveva buttato il pallone contro il vetro. Cambio, secondo fallo di Crisci, cambio per il basket di Lentate. Esce il numero 11, Arnaboldi, e rientra il nostro Calo Colombo. Vediamo se si è rimesso dal suo piccolo infortunio. Due liberi per Davidino. Il primo fa Tiziano e va fuori. Secondo libero di Davidino, che va in punta di piedi e la mette. 50-51, 2:45 ancora da giocare. Corno su Aresi, esce Munafò, blocco di Calo, raddoppio di Barbisan, è ritornato a posto, poi si scontra contro due giocatori che vanno a rimbalzo. E allora Sugar, che corre molto veloce, scarica fuori per Corno, passi non fischiati, sotto mano di Corno, fallo di Aresi. Passi di partenza non fischiati. Lele Del Piero che ha dato un'ottima boccia in mano a Corno, che poi non è riuscito a realizzare. Due liberi per noi. Il primo in punta di piedi va dentro e finalmente raggiungiamo il pareggio sul 51 pari. Secondo libero di Ale. Più uno Rovello, 2:22 da giocare. Aresi, blocco di Calo, giriamo intorno al blocco di Calo, blocco per Munafò, doppio blocco ancora sotto, Crisci libero, sportella con Borghi, gira blocco dietro, arresto e tiro del numero 12. Barbisan prende molto bene posizione sotto canestro e va a rimbalzo. Davide Terraneo sotto per un ottimo taglio in mezzo all'area di Max Barbisan. Più 3 Rovello ora. Aresi va in appoggio, fallo di Corno, anche se Aresi si appoggiava con il braccio, si faceva un po' largo, però il fallo ci stava. Rimessa dal fondo per i ragazzi di Lentate, 16 secondi per finire questa azione. Va in un'infrazione di passi, secondo me un arresto e tiro un po' dubbio da parte di Munafò. Potremmo rivedere anche questa nel nostro instant replay. Ecco che rientra, fallo ancora di Calo, rientra ora quello che ci ha fatto dannare nel secondo quarto, Meroni, e rientra Bossa al posto di Corno. Facciamo riposare gli ultimi 21-27. Rientra Bosa. Sono due tiri liberi per Barbisan.
è fuori il primo libero di Max, sempre 5-4, 5-3. È corto il secondo libero, Barbizan cerca di andare a rimediare perché ha capito di aver fatto una cappellata, ma non ce la fa. Ora vediamo come riesce a gestire Meroni. Doppio centro, Crisci sportella con Borghi. Vediamo Crisci che va in uno contro uno contro Borghi. Ottima la difesa di Borghi, senza commettere falli. Andiamo in attacco con Davide. Qui fuori per Borghi, che ora vuole sfidare. Poi in arresto e tiro Davide che finta. Poi Boss ora si sincronizzerà e andrà a tirare lui. Scarica fuori per Boss, per Borghi, per Barbizan, che la fa girare. E invece il ferro ce la sputa. Sempre 5-4, 5-3, 37 secondi al termine di questo bel terzo quarto. Fallo di Barbizan che va a sportellare sotto con buon Marco Meroni. Cambio, entra Lollo e Beretta per noi, esce Barbie ed esce anche Sugar Del Piero, buono il suo terzo quarto. Vediamo se Lollo giustizia con una sua bombettina il nostro ultimo possesso. Vediamo ora, loro hanno l'ultimo possesso da giocare, buttano il pallone poi in mezzo alle gambe di tutti, viene deviata da qualcuno dei nostri a quanto pare, è passata in mezzo alle gambe di tanti ma non ho capito chi l'ha colpita. Riceve Crisci, scaricata fuori per l'arresto e tiro, e poi Beretta va a fermare l'ottima penetrazione di Meroni che si conquista due tiri liberi. E ci restano poi 20 secondi ancora per l'ultimo possesso. Meroni, giocatore giovane ma già di grande esperienza. È corto il primo libero di Mirko Meroni. Secondo libero di Meroni. È fuori anche il secondo. Crisci strappa la maglietta di Borghi. Lollo contro Sportello, Sportello, Sportello di Crisci, che va in uno contro uno contro Lollo, poi bomba di Meroni, applausi da parte di Crisci, che non vanno, che non va poi la bomba di Meroni. E andiamo a questo ultimo quarto di gioco con un Borghi leggermente incazzato nella nostra panca dalle sportellate che prende da Crisci, e con i ragazzi che sono riportati sopra dopo essere stati sotto di 7-8 punti nel corso del secondo quarto. Diamo Manuel cosa ci regala quest'ultimo quarto. Abbiamo ancora Bergno in panca con 4 falli. Abbiamo utilizzato poco questa sera Moscatelli, che è un po' giù di ritmo direi. Cristian Gorni, vediamo se ce lo ripropone tra qualche minuto Manuel per regalarci ancora qualche bomba. Abbiamo poi, intervisteremo, cercheremo poi di intervistare l'allenatore di Lentate e qualcuno dei nostri. Forza ragazzi, rientriamo ancora con Beretta, Cristian Gorni al posto di Barbizan, Bosa, Giorgio Borghi e Lollo Lanzi. Loro rientrano con Crisci, Aresi, Meroni, Novati e il mitico Crisci. Ultimi 10 da giocare, forza ragazzi. Rimessa per noi da metà campo, rimette Cristian per Lollo,
prestato da un giovane. Ancora Christian, dobbiamo liberare, cerchiamo di liberare Bosa. Lo schema non viene, intercettato molto bene il pallone da parte dei ragazzi. Ah, è deviata dal numero 5, noi non l'abbiamo nemmeno toccata. Viene fischiata una rimessa da... Ok, l'arbitro si accusa dell'errore, bene, bravissimo. Rimessa per noi, deviata, erano passati 7-8 secondi dall'inizio dell'azione. Ecco che il cronometro viene posizionato sui 15. Rimette Boss per Beretta, gira il pallone sul perimetro per Christian. Borghi, oh peccato, sembrava dentro, invece prende il ferro corto, Crisci. E poi Gorni ci mette una mano ce la mette Borghi. Fallo al limite del fallo questo intervento, ma deviamo molto bene il pallone sul contropiede di Crisci, gira la palla per Munafò, scarica per Novati per Crisci, ancora fuori Meroni, scusate, non Novati. Aresi contro Gorni, 10 da giocare, blocco in alto e poi pick and roll, cambiano l'uomo, Aresi arresta e tiro che non va, Meroni riconquista il pallone. Siamo nettamente inferiori al rimbalzo, si prepara infatti Bernia che ha ancora un fallo da spendere. Bernia passa su, scusate, Borghi passa su tre blocchi. Aresi ancora, butta una palla e poi viene fischiato fallo a Borghi sul rimbalzo, no, a Beretta sul rimbalzo. Cambio nelle file del rovello. Esce Beretta, sì. Esce Beretta che fa molta fatica a curare il nostro mitico Meroni. Arriva come una scheggia Munafò. Crisci per Novati. Passi. È stato troppo veloce nell'arresto e ha commesso infrazione di passi. Li riguarderei questi passi, non mi convincono molto. Riceve Lollo allora. Giochiamo fuori per Bernia. Bernia sotto per Bosa. Fallo da dietro del numero 5 Aresi. Giochiamo 4. Aresi su Bosa. Andava in gancettino da sotto. Gorni libero. Dimenticato da Munafò, passa su tre blocchi anche dei suoi avversari, più 3 per i ragazzi di Rovello. Stiamo difendendo decentemente in questo momento. Crisci contro Borghi, butta un pallone, Bernia finalmente a rimbalzo e poi fallo di stress da parte del numero 15, terzo fallo dopo che gli hanno portato via il rimbalzo dalle mani. Rimette Boss per Lollo. Giochiamo 3. Lollo per Christian, prende il blocco e Gio gira, aspetta Lollo contrastato dal numero 12 Bernia, si fa largo, 6-5-4, andrà in arcobaleno Lollo Lanzi e butta una speranza che si realizza. Lollo Lanzi, tipico l'arcobaleno di Lollo contro gli stoppatori di 2 metri, e lui è così. 5-8-5-3, arresto e tiro con scarico di sotto e poi fallo di stress anche lì da parte di Munafò. Forza ragazzi, cambio per i ragazzi di coach Borghi che dice a Munafò basta. Cambio, entra Novati su Lollo. Boss passa su due blocchi. Lollo ancora, temporeggia, esce Gorni, miracolosamente raccoglie il pallone per Luca Bernia, va in uno contro uno, arresto e tiro di Luca Bernia, giocatore di qualità sicuramente.
ancora a mezzo servizio per il suo infortunio al ginocchio. Bosso ora contrasta molto bene Munafò, che l'appoggia al vetro e realizza il punto del 60-55. È ancora lunghissima la partita. Lucone Bergno ancora per Bos che andrà a girare il pallone, ancora per una bomba che non va di Cristian Gorni, e poi qualcuno si fa male. Non stavo vedendo l'azione, non ho visto cosa è successo, un colpo forse passando o a rimbalzo da parte di qualcuno. Vediamo la dottoressa che si sta già preoccupando, sta già prendendo la sua bella valigettina per andarla a soccorrere. Il baldo giovane l'ha steso nel campo, che vediamo è Thomas Munafò. Chiediamo anche al presidente di andare a dare un'asciugatina al campo. Si tira su da solo e quindi ci sarà cambio obbligato, perché è stato fermato il gioco e quindi c'è un cambio obbligato. Rimessa in difesa. E 24. È entrato il numero 11, Arnaboldi. Arnaboldi contro Boss. Passi di partenza. No, fallo di Bosa, ma c'erano anche i passi. Non cambiano Munafò, che gli fa male un po' al viso. Chiamano schema numero 1. Esce Aresi per il contrasto con, e poi si aggrappa letteralmente il nostro Christian sul numero 15 Crisci. Rimessa dal fondo, 14 da giocare, passo, scarico fuori, arresto e tiro di Aresi, molto bello. Neroni poi per il taglio di Crisci, velocissimi a circolare il pallone i ragazzi di Coach Borghi. Blocco e buono il canestro di Novati. 60-57. Borghi grida, urla e incita i suoi. Lollo consegnato, non gioca nessuno a pick and roll, ma Lucone Bergna tira una speranza con un fallo di Meroni, un fischiato, un colpo a Bergna, non fischiato. Schema 1, Arnaboldi ancora gira e poi scarica per Crisci. Molto bella l'azione, molto bravi a servirsi e a trovarsi sotto. Giochiamo schema alto ora, 60 pari, consegnato per Lollo. Siamo fermi in attacco, dobbiamo rimettere Barbisan. Ecco Bosa che dalle sue manine esce un ottimo tiro che prende il ferro di lato. E poi i ragazzi di Lentate si sono portati sotto ancora. A 5 da giocare, 60 pari, blocco alto. Poi seguito da Bergna che non può fare fallo. Doppio cambio per noi, minuto di sospensione. Manuel ci vuol parlare sopra. Parzialino di 7-0 per i ragazzi di Coach Borghi, parziale di 7-0 dovuto al nostro attacco un po' molle in questo caso e al loro rientro di Marco Meroni, che ci sta facendo dannare. Facciamo fatica veramente a contrastarlo, molto bravo. Avrebbe una difesa un pochino più asfissiante su di lui, ma poi ci scappa via. Rientreremo ancora con i soliti 5. Togliamo Gorni e mettiamo Davide Terraneo. Mettiamo Barbisan al posto di Borghi. Vediamo, giochiamo Papero,
6-2-6-0 per i ragazzi di Lentate. Luca Bernia contro Crisci, che si sportella sotto. Ancora Davide, si gira, scarica per Barbizan, stoppato da un paio di persone, c'è l'area bagnata, rientra da corno. Mario, vai al finale. Cambio, esce Boss e rientra alle corno, in mezzo all'area c'è da asciugare. C'è da asciugare un po', è stato chiamato un'asciugatura lì in mezzo che è bagnato, giustamente. Riprendiamo con 5 secondi, 5 da giocare, vediamo se riusciamo a liberare Lollo o Corno per un tiro, invece no, liberiamo Barbizan. Tira un improbabile gancio Davide Terraneo, ci liberiamo male. Loro hanno difeso molto bene, hanno pressato i nostri tiratori. 6-2-6-0. Rientriamo ora anche con Sugar Del Pero, che rientrerà al posto di Lollo. Si gira, finta, e poi realizza Neroni. Veramente di grande categoria questa squadra. 6-4-6-0 per i ragazzi ora di Borghi. Lollo ancora, che si siede, infrazione di passi, scarica fuori per Barbizan, che prende una palla dalla spazzatura, rimbalzo, riconquistato ancora da loro, sempre da loro, che ci sovrastano a rimbalzo, purtroppo, sono nettamente superiori a noi, girano poi fuori per un'altra bomba. E per fortuna riconquistiamo con Barbizan. Abbiamo corno da servire. Invece Davide Terraneo va in mezzo a 6, prende il fallo. Vediamo a chi viene fischiato il fallo. Se lo accusa il numero 11. Due tiri liberi per Davide Terraneo. Cambio, esce Lollo. Buona la sua. Arrabbiato Lollo per questo cambio. Abbassa lo sguardo. Ah, fallo del numero 15, sbaglio. No, fallo, si era accusato il numero 11, però non ho visto poi a chi è stato affidato. Ah, sputato il primo libero di Davide Terraneo, sempre meno 4, a 3.35 da giocare, ancora infinita questa partita. Buono il secondo libero, meno 3 per i ragazzi di Rovello. Forza ragazzi, ancora Corno contro Aresi. Scarico sotto per un dimenticato playmaker, Arnaboldi, terzo tempo, Bernia che viene buttato letteralmente per terra, Mameroni, fallo non fischiato, rimessa laterale giustamente per i ragazzi di Lentate. Il tagliafuori non è uguale per tutti. Scarico fuori per Crisci ancora per il numero 9, cambio. Dimentichiamo Crisci in mezzo all'area da solo, gli arriva un pallone mandato con il telefono e poi di gancio realizza contro Bernia, che nulla può fare contro un gancio così. Allora ancora Sugar per Davide, mani addosso a Davide. Ancora mani addosso a Davide, scarico sotto per Bernia e rimessa intercettata dai ragazzi di Lentate. Perdiamo la maniglia e perdiamo il contatto, ormai abbiamo due possessi di distanza, 2.36 da giocare. Chiamerei un minutino se io fossi in mano. Giocano ora lenti i ragazzi di Lentate. Esce Aresi, dimenticato da Corno, taglio sotto. Aresi, gancio per Neroni, fuori per Crisci, che butta dentro un pallone ancora addomesticato dal ferro. 6-8-6-1, dobbiamo realizzare
Davide sotto per Bernia, mal servito il pallone, buttiamo via un altro pallone brutto con Davide invece di servire in giro, serve il centro e quindi adesso l'Entate giocherà comodamente con il più 7 con due possessi e mezzo di vantaggio, buttata veramente un'azione nelle ortiche e poi Davide cerca di andare a recuperare il pallone, lo tocca, 16 da giocare, rimessa in difesa, ancora Davide contro Meroni, blocco, 6 secondi da giocare, arresto e tiro di Aresi, quasi quasi il ferro se lo addomestica e poi Meroni che viene dal fondo, che viene dal fondo del campo, quindi rientrando, tocca il pallone, veloci ragazzi, dobbiamo realizzare 3 punti, serviamo, cerchiamo di servire, non Davide, ma serviamo passi e poi butta un pallone nelle ortiche, Borghi, perdiamo anche questa partita, corno poi schiaffeggia, non abbiamo servito corno, dovevamo servire lui o dovevamo tirare e invece Borghi la butta in mezzo all'area così e loro adesso si giocano i 24 secondi giustamente per andare a vincere questa partita in modo molto facile, spreca poi il pallone, spreca il pallone ancora Aresi ma riconquista rimbalzo e rientriamo con Bosa a 1.06 sotto di 7, esce Luca Bernia ed entra Bosa, andiamo ad asciugare l'area, rimessa dal fondo per i ragazzi di Mister Borghi, carico ancora per un Crisci che non riusciamo a fermare, 71-70-61 come diceva il buon vecchio Dan, mamma butta la pasta, la partita è finita, poi ci portiamo il pallone sul fondo, finisce giustamente con una vittoria da parte dei ragazzi di Mister Borghi, siamo nettamente inferiore al rimbalzo, passi di partenza fischiati poi ad Arnaboldi, a Marco Arnaboldi, cerchiamo di andare a realizzare con Bosa e poi cincischiamo come dei polli, Davide Terraneo, Bosa in mezzo, fuori per Borghi, vediamo se ci regala la sua bomba, finalmente Borghi, 6-4-7-0, fermiamoli, non siamo ancora in bonus, non siamo ancora in bonus e quindi loro non tireranno purtroppo, abbiamo fermato il cronometro, rimettono ancora in difesa i ragazzi di Coach Borghi, Davidino contro un ottimo fallo che non viene fischiato, poi cerca la schiacciata ma non la realizza Meroni che avrebbe coronato una ottima prestazione con un bello schiaccione, 7 al termine, cerchiamo di chiudere il più vicino possibile con un'ultima penetrazione di Sugar Del Piero che va bene, 2 al termine, 6-6-7-0, finisce così la partita con una vittoria di più 4 da parte dei ragazzi del Groane Basket Lentate. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo tra 3 settimane sulle nostre frequenze. Arrivederci.